Prego, consigliere, per 3 minuti ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Il tema degli autodemolitori è un tema complesso, un tema anche abbastanza ostico. Sicuramente deve essere affrontato duramente, perché sono ormai 20 anni, insomma, che va avanti queste criticità, insomma, queste problematiche legate appunto agli autodemolitori. Ricordiamo che non sono attività da demonizzare, sono attività, se ben gestite, che portano remunerazioni importanti, perché comunque trattano 85.000 macchine all'anno, insomma, e hanno un introito di quasi 400 milioni di euro. Ecco, sono dati importanti, perché comunque in qualche modo le automobili devono essere smaltite, e perciò comunque è un'attività che ha un senso da questo punto di vista importante. Ecco, quello che forse si è andati oltre è sulla gestione di questi autodemolitori, forse alcuni anche portando avanti degli illeciti. Ricordiamo che molti autodemolitori, alcuni anzi, trattando, diciamo, materiale ferroso, sicuramente questo ha comportato una commistione con attività illecite, perciò insomma da questo punto di vista la polizia locale è intervenuta su alcuni autodemolitori proprio per verificare, diciamo, che l'attività fosse in regola. Ecco, noi abbiamo fatto una commissione ambiente sul tema degli autodemolitori, sappiamo che all'origine erano 117, ad oggi sono all'incirca 93, però ecco, quello che possiamo aggiungere è che, a parte insomma la delibera del 25 giugno del 2014, da quell'anno ad oggi chiaramente, almeno quando c'è stata questa amministrazione, ma comunque prima, è stato fatto veramente ben poco. Doveva esserci un'operazione di delocalizzazione, non è stata fatta, si aspettavano degli espropri che non sono stati fatti, si aspettava un cambio o comunque, diciamo, un intervento sul piano regolatore che non è stato fatto. Quello che noi invece stiamo facendo in questo momento è sicuramente porre un'attenzione maggiore e importante sulle autocertificazioni, sui controlli. Il Dipartimento Ambiente ha chiuso anche più di 10 attività, è stato fatto un'attività importante sull'autodemolitore nella zona di via dell'Almone, si sta facendo un altro intervento importante sulla Palmiro Togliatti e anche sull'autodemolitore di Centocelle, ma questo chiaramente non riguarda le singole attività, ma riguarda tutte le attività sul nostro tessuto romano. Ecco, quello che dobbiamo fare noi è trovare un'azione politica importante, cioè ragionare se demandare il tutto alle case... Sì, grazie Presidente, finisco quasi 30 secondi, demandare tutto alle case automobilistiche, cioè creare un'economia circolare con queste diciamo, aziende di produzione, come per esempio viene fatto in Germania, però questo, diciamo, è un passo successivo. Il passo attuale è che si sta monitorando attentamente le autocertificazioni proprio per evitare, diciamo, degli abusi, degli illeciti, comunque delle autodichiarazioni false. Ecco, questo sicuramente per una corretta trasparenza, per una corretta gestione dell'attività, e ringraziamo altresì, insomma, l'operatività del Dipartimento Ambiente, che in questo senso sta portando avanti delle azioni risolutive in tal senso. Ecco, noi come amministrazione e come Commissione Ambiente continueremo ad affrontare questo problema con attenzione e anche con serietà, per garantire la salute di tutti i cittadini romani e anche per garantire comunque la continuità lavorativa, che deve essere in qualche modo preservata, però sempre nell'alveo della legalità. Grazie. E mi scusi Presidente, noi su questa mozione dobbiamo bocciarla proprio per il motivo, perché questa amministrazione sta portando avanti queste azioni risolutive e anche tempestive. Grazie.